La forma più semplice di carta geografica non è quella che ci appare oggi come la più naturale, cioè la mappa che rappresenta la superficie del suolo come vista da un occhio extraterrestre. Il primo bisogno di fissare sulla carta i luoghi è legato al viaggio, è il promemoria della successione delle tappe, il tracciato di un percorso. Si tratta dunque di un'immagine lineare, quale può darsi solo in un lungo rotolo. Le carte romane erano rotoli di pergamena e possiamo capire come erano fatte da una copia medievale giunta fino a noi, la tavola di Peutinger, che comprende tutto il sistema di strade dell'impero, dalla Spagna alla Turchia. Alessandra. Silvia, piacere. Piacere. E invece dei soliti compiti per le vacanze, va dato da fare un viaggio per il Valdarno e di fare una relazione in classe. Sì, secondo lui non conosciamo bene il nostro territorio, anche se ci viviamo. Beh, a volte è vero, spesso andiamo all'estero e non ci rendiamo conto delle cose meravigliose che abbiamo dietro all'angolo. Solo che devo trovare una guida, una che il Valdarno lo conosca bene e che abbia voglia di perdere un po' di tempo con noi. Forse ho la persona che fa per te. Silvia, ciao! Ciao! Ehi, ma la tua amica non c'è? Oggi non poteva, però ho pensato che avremmo potuto fare un po' di strada insieme. Davvero? Sì, i corsi all'università ricominciano a metà gennaio. E qualche giorno di viaggio potrebbe essere divertente. Bene. Sei pronta? Sì, dove andiamo? Guarda là. La nascita della Basilica di Santa Maria delle Grazie è legata ad un evento miracoloso che si verificò qui a San Giovanni Valdarno nel 1478. Il miracolo di Monna Tancia. Esatto. Monna Tancia era un'anziana vedova rimasta sola con il nipote da allattare a causa della peste. Per la disperazione era venuta qui, alla porta di San Lorenzo, ad implorare l'immagine della Vergine per un aiuto. La leggenda vuole che da quella notte la donna fosse in grado di sfamare il piccolo. E la voce di questo miracolo si sparse al punto che si decise la costruzione di un oratorio all'altezza della sacra immagine ed in seguito di un santuario. Dal treno vedo sempre la cupola di questa basilica e non c'ero mai stata. Pensa, io sono nata qui e non c'ero mai entrata, finché un giorno non mi è venuta la curiosità. Questo è il Palazzo d'Arnolfo, vero? Sì. Secondo Giorgio Vasari, il Palazzo Pretorio fu progettato da Arnolfo di Cambio alla fine del 200, così come tutto il nucleo originario della città, che si chiamava Castel San Giovanni. Fu la prima terra nuova ad essere costruita insieme a Castelfranco. E terra nuova a Bracciolini? Venne costruita qualche anno più tardi e si chiamava Terra Santa Maria. Le terre nuove erano città non sorte spontaneamente, ma progettate e costruite per volere di Firenze, con lo scopo di riorganizzare il territorio e difenderlo dalle resistenze feudali della zona. E questa è la pieve di San Giovanni Battista, fu una delle prime pievi a essere costruita dentro le mura. Ho parlato troppo, vieni! Aspetti!
Devo assolutamente far vedere il museo alla mia amica. Io sto chiudendo adesso, tornate nel pomeriggio. Lo so, ma abbiamo pochissimi giorni per visitare tutto il Valdarno. Come mai? Abbiamo cominciato oggi questo viaggio che devo fare per la scuola e devo assolutamente vedere l'annunciazione di Beato Angelico. Vabbè, in questo caso bisogna assolutamente riaprire. Prego. Grazie. L'esposizione si apre con il trittico di Mariotto di Nardo, che proviene dalla pieve di San Giovanni il Battista, e poi prosegue con alcuni maestri toscani della fine del 300 e del 400. Come ad esempio Giovanni di Ser Giovanni, detto lo Scheggia, nato a San Giovanni e fratello minore di Masaccio, che dipinse queste tavole per la chiesa di San Lorenzo, qui accanto, insieme al fiorentino Paolo Schiavo. Un altro importante pittore nato qui è Giovanni Mannozzi, più noto come Giovanni da San Giovanni. In questa decollazione del Battista, le influenze di Caravaggio sono evidenti, ma a differenza del maestro Lombardo, la luce si sofferma sull'ancella e non taglia drammaticamente la scena. Inoltre, c'è un gusto per il grottesco tipico del primo Seicento fiorentino. Ed ecco qui l'annunciazione che volevi vedere. È probabile che il Beato Angelico l'abbia dipinto intorno al 1440 e proviene dal convento francescano di Monte Carlo che è qui nei dintorni. Prima di continuare il vostro viaggio, andrei a visitare la chiesa di San Lorenzo, dove sono ancora visibili alcuni affreschi dello Scheggia. E la casa di Tommaso di Ser Giovanni, ovvero Masaccio, dove il grande pittore nacque nel 1401 e che adesso ospita una collezione d'arte moderna e contemporanea. Se vi interessano le tracce dell'archeologia industriale, date un'occhiata alla grande ferriera, entrata in funzione nel 1873 dopo aver raggiunto un'estensione superiore a tutto il centro storico. Dopo Terra Nuova e Loro Cioffenna, sulla strada dei Sette Ponti, vi consiglio di fermarvi a Monte Marciano ed entrare nell'oratorio della Madonna delle Grazie. Fu costruito nel 1522, racchiudendo una chiesetta sorta per custodire il tabernacolo con l'affresco raffigurante la Madonna in trono che allatta il bambino tra i Santi Michele e Giovanni Battista. Un tempo attribuita a Masaccio, quest'opera quattrocentesca nacque per celebrare il culto del Sacro Latte, particolarmente